Siamo nella cantina Fortebraccio da Montone, proprio in occasione del 600° anniversario della morte del capitano di Ventura Perugino. Oggi a Goriano Valli è stato preinaugurato il MUDI, il Museo Diffuso. Siamo con Fausto Di Giulio, che è l'ideatore insieme ai suoi fratelli di questo progetto assolutamente innovativo. Che cos'è il MUDI e che ambizioni e obiettivi ha? Il nostro obiettivo è quello di recuperare e preservare i segni di questa cultura contadina montana millenaria, ormai purtroppo estinta, ma i segni ancora ci sono, e quindi il nostro obiettivo è quello proprio di preservarli e tramandarli alle generazioni future. E poi, per far sì che questo progetto sia un progetto sostenibile, vogliamo collegarci un'idea e un altro progetto turistico, per cercare di attirare persone un po' dall'Italia ma anche dall'estero per venire qui a Goriano e in tutta la valle della Terno e il parco Sirente Velino, per disconnettersi dal turbine quotidiano e quindi fare una bella pausa di riflessione e di analisi della propria vita, per vedere cosa migliorare in se stessi e cosa migliorare nella propria professionalità, nella propria azienda, per pianificare un futuro migliore per sé e per gli altri. Il MUDI, il Museo Diffuso, si articola adesso in otto, diciamo, stazioni che rappresentano un viaggio tematico. Ogni stazione ha, diciamo, un tema specifico. Sì, oggi lanciamo in anteprima queste otto stazioni. Ognuno è dedicato a un personaggio, a un concetto, proprio per creare uno storytelling e coinvolgere i visitatori. Per esempio, questa è la via dedicata tutto alla battaglia dell'Aquila, e oggi, proprio perché c'è il 600° anniversario della morte di Braccio Fortebraccio da Montone, noi abbiamo aperto questa cantina del vino dedicata a lui. Ma di fronte c'è la cantina del pane dedicata a Jacopo Caldora, e poi ci saranno altri immobili dedicati a tutti i personaggi della battaglia dell'Aquila, e poi ce ne sono altre. Per esempio c'è la stalla dell'asino dedicata a Celestino V e al suo asino. Quindi l'obiettivo è ispirare altre persone a preservare questi immobili, dedicarli a un personaggio aquilano o abruzzese, e da lì crearci uno storytelling per far sì che le persone che vengono qui a Goriano, ma in tutta la vallata della Terno, in tutto il parco Sirente Velino, possano passare delle giornate, più giorni, immersi nella storia, nella natura e nella riflessione su se stessi, su quello che uno può fare per il futuro. Accanto al MUDI, al Museo Diffuso, c'è anche il Me to Me Museum of Future. Di che cosa si tratta? Sì, questa è la stazione dedicata a persone che verranno dall'estero. Infatti già sono venuti dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita, dall'Inghilterra, da un po' tutta l'Europa. Cos'è? È un museo molto particolare, perché può accogliere solamente una persona al giorno. Le persone andranno in questo museo, si chiudono dentro e cominciano a fare una serie di esercizi di future thinking, che significa pensare al proprio passato per pianificare un futuro migliore per se stessi, per la propria azienda e soprattutto anche per gli altri, come cosa fare per poter lasciare un segno positivo nel mondo. Grazia Guidone è la curatrice, insieme a Fausto Di Giulio, del MUDI, del Museo Diffuso, e in questo viaggio nel mondo antico, del piccolo mondo antico, che vuole recuperare anche la cultura contadina ormai scomparsa, c'è Annonna Sé. Questa tappa delle otto stazioni del progetto del Museo Diffuso, che rappresenta qualcosa di diverso, vero? Sì, allora io in realtà ho raccolto dalla mia famiglia e da famiglie vicine materiale da tempo, perché ne vedevo le potenzialità e il tesoro che nascondevano, e proprio perché mi piaceva mantenere le tradizioni della famiglia. Quindi da frasi sentite nelle strade, da racconti delle nonne che si mettevano prima nei vicoli e parlavano con le nipoti che raccontavano il passato, è nata l'idea di conservare, diciamo, tutto questo materiale. Il progetto di Fausto è capitato proprio perfettamente in questo mio lavoro, e quindi in effetti il suo è un progetto che ha un'enorme potenzialità, perché
cultura, perché crea una ampia, estende a tutto il paese questa idea, e quindi mi sono ovviamente dedicata a realizzarlo insieme a lui per la parte che riguarda la mia un museo di racconti, vero? È un museo di racconti, si vuole essere un museo di racconti, quasi un diario che nasce dai racconti appunto che ho sentito, ma anche dal diario di mia madre Lucilla, che ha 88 anni. E ha scritto proprio un diario e io l'ho letto insieme a lei, me lo leggeva spesso, e da lì ho tratto informazioni sulle storie della famiglia e anche sulle tradizioni contadine. Dentro il Nonna Sé che cosa troviamo? Dentro il Nonna Sé c'è un percorso che va dalla vita della ragazza che... Vabbè, innanzitutto c'è, scusate, interrompo una frase iniziale che spiega il fatto che le donne hanno fatto enormi sacrifici, erano veramente l'economia non circolare ma focolare, diciamo così, dietro le quinte però spesso e volentieri, perché subivano, diciamocelo onestamente, anche dei maltrattamenti psicologici però non era sempre così, insomma c'era anche una vita conviviale, serena, ma insomma il sacrificio era tanto. E facevano mille lavori, avevano mille ruoli, e quindi a Nonna Sé vuole ripercorrere anche un po' tutti questi ruoli, questa attività, questo lavoro, questa fatica e questa capacità di resistenza che avevano le donne di un tempo, capacità che forse ci hanno anche tramandato oggi. Troviamo l'angolo del cucito, troviamo l'angolo del telaio, insomma tutte attività che erano nelle mani delle donne. Delle donne, l'angolo della sposa che viene data dai suoi fratelli nel 1900 allo sposo che veniva dall'America, tra l'altro, e poi c'è l'angolo del corteo nuziale, perché prima si usava di andare a piedi a svolgere il corteo con un vestitino da sposa semplice perché era fatto semplicemente da una giacchina e una borsetta, era tutto lì l'accessorio della sposa. C'era anche però l'angolo dell'acqua, vero? Sì, perché l'acqua qui in nostro paese è arrivata nelle case soltanto nel 1969. I lavori iniziarono nel 65, installarono le prime fontanelle, ma prima di questo c'erano solo le fonti dove le donne andavano a prendere acqua con le pompe. Ci andavano anche 4 volte al giorno, lavavano i panni lì nelle fonti, acqua gelida ovviamente, non riscaldata. E con le fontanelle, infatti c'è una foto giù, è una grande novità, potevano prendere l'acqua da fontanella e cominciare a lavare i panni più comodamente, e poi nel 69 è arrivata l'acqua a tutto il paese. E poi c'è un angolo dedicato a una signora che si chiamava Preziosa, che in realtà era la nonna di mio marito, quindi sono tutte cose comunque raccolte, testimonianze vere, quindi raccolte in famiglia o da altre persone del paese. E questa è una donna che rimase vedova nel 26 con 3 bambini piccoli, quindi potete immaginare, senza una famiglia che la potesse sostenere, perché era comunque una famiglia povera, che cosa ha dovuto affrontare. Questo presuppone però un'attività di ricerca, di documentazione, di raccolta anche delle fonti molto attenta, vero? Sì, deve essere una raccolta documentata e anche raccontata, questo è lo spirito, e si deve ringraziare per questo anche un gruppo di persone di Goriano che poi sono andate in America o in altri paesi, che avevano la possibilità di una macchinetta fotografica, vero? Ce l'avevano tutti. Quindi il lavoro che ho anche fatto è di raccogliere su internet, quando uscivano, ma chiedendo ovviamente ai proprietari, materiale fotografico che abbiamo esposto nella mostra. E in particolare ringrazio Luigi Di Giulio, che è un nostro connazionale, che ama molto Goriano e quindi ci tengo a ringraziarlo. Stefania Mariani, sindaco di Tione degli Abruzzi, siamo a Goriano Valli, frazione di Tione, per la presentazione in anteprima del MUDI, del Museo Diffuso. Cosa rappresenta per il territorio questo museo? Allora, per il territorio rappresenta un altro punto di svolta per quanto riguarda tutto il processo che si sta portando avanti per la valorizzazione del territorio. Preciso che questa è una pre-inaugurazione, perché in realtà sono 8 stazioni, ma in realtà il progetto è molto più ampio, quindi ne prevede molte di più, e ci sarà poi ad agosto, sperando di esserci con i tempi, nella presentazione completa di tutto il progetto, che rappresenta quello che è la
il recupero, tutto il recupero della memoria storica, che assolutamente non deve essere persa e deve essere trasmessa alle generazioni future. E il bello di questo progetto è appunto è che è diffuso, quindi è come se fosse un mosaico che si snoda attualmente soltanto nella frazione di Goriano Valli, ma con la speranza che poi venga diciamo accolto e si amplifichi anche nei comuni, nei paesini vicino. E, ed è corale, perché poi in realtà racchiude nel suo essere quello che è sì il classico museo, ma non come ce ne sono tanti, no? Che magari vanno al recupero dell'arte contadina, della vita contadina, ma a questo si va ad innescare tutta un'altra serie di iniziative che verranno portate avanti, tra cui il Me Too Me, che poi sicuramente l'ideatore Fausto Di Giulio ve ne parlerà, che è quasi un recuperare il tempo, cioè andare a rallentare e a rigenerare quella che è l'anima, la mente, il corpo. Goriano Valli e questa parte dell'Abruzzo interno si candida a diventare davvero una meta, però, di un viaggio in un mondo antico, amico della sostenibilità, dell'umanità e di valori ormai scomparsi. Questo è una specificità di questo progetto? Sì, assolutamente, questo si va ad integrare perfettamente in questo progetto, perché, come dicevo, sì, il recupero, ma non fine a se stesso, statico, no? Come soltanto esposizione o diciamo allestimento, no? di quelli che sono gli antichi mestieri o le cose, ma la riscoperta proprio di uno stile di vita che anche oggi potrebbe essere recepito, naturalmente adeguandolo a quelli che sono gli standard, no, del periodo, però assolutamente sì. Siamo con Adriana Gandolfi, che è tra le fondatrici del Museo delle Genti d'Abruzzo, antropologa dello stesso museo, e con Pasquale Di Gioacchino, che è un architetto. Allora, cominciamo con Adriana Gandolfi. Che cosa rappresenta oggi l'anteprima a Goriano Valli del MUDI, del Museo Diffuso? Rappresenta un recupero di consapevolezza identitaria di una comunità, che anche se il paese in sé non esiste più perché si è smembrata la comunità originaria, è bello che la generazione attuale ha recuperato il suo senso di memoria e ha cominciato a raccogliere e sistemare in maniera anche pregevole tutti i materiali e quello che riesce ancora a narrare una vita antica che i nonni hanno abbandonato per un senso di miseria e di precarietà, che però era fatta di onestà intellettuale, grande cultura anche se analfabeta, perché la cultura non passa per l'istruzione, in quanto noi oggi con le nostre lauree siamo molto più ignoranti dei nostri nonni, che avevano ereditato dei saperi antichi millenari e avevano il codice della comunanza, dell'accoglienza, cosa che oggi noi con tutta l'abbondanza abbiamo perso. E questo recupero, questa anche senso di restanza, perché poi si ritrovano, l'estate si riempie il paese, e questa voglia di recuperare anche questo senso di comunità che muove, secondo me, queste persone. Quindi il MUDI come grande occasione per recuperare il passato e per viaggiare all'interno di un passato che ha dei valori grandissimi, però il MUDI è stato anche, vero architetto, una grande operazione di recupero degli immobili in senso materiale, quindi c'è stato un lavoro dietro molto importante. Nella sfortuna siamo stati molto fortunati, perché con il terremoto si è acceso quel meccanismo di ricostruzione e allora un po' la passione, un po' il rispetto, un po' gli atti dovuti alla sovrintendenza, perché qui non siamo venuti a sbattere la caccia e a mortificare il passato, certo. Quindi siamo riusciti a mettere in moto, almeno per parte mia, la ricostruzione di questi aggregati strutturali, che lo dico a molti che già conoscono questa realtà, sono interi fabbricati chiusi in 3 o 4 vicoli dove ci sono queste realtà. Andando ad analizzare questo tessuto urbano sono venute fuori delle emergenze, quindi con tecnologie mie, laser scanner, la ricostruzione, le stratificazioni, e successivamente con la grande fantasia e sensibilità anche economica di Fausto Di Giulio, che è anticipato a spese proprie, all'interno di un mio fabbricato importante che è Palazzo Angelo Antoni, siamo partiti col primo nucleo
che quella bottega che avete visto, che è veramente degna di una grande regia, perché siamo rientrati negli anni 50, quando, come diceva giustamente la dottoressa, esisteva questa umanità dello scambio, la famosa libretta, i denari non giravano, però tu segnavi quello che andavi a prendere e prima o poi gliele dovevi ridare a quello che aveva questa attività commerciale. E proprio su quel immobile che lei ha menzionato c'è uno stemma che è stato recuperato pochi mesi fa, che è, ci porta in un mondo lontano, come diceva lei, da film, da pellicola. Lì è venuta la mia passione vera, cioè la passione di araldica. C'era questo frammento che era così, io che mi occupo di queste cose, una corona marchionale. Dice, mamma, i marchesi a Goriano che ci fanno, come spiegato in un'altra conferenza? Quindi andandola a ripulire con molta pazienza sono venuti fuori i Sannesio Malaspina. I Malaspina sono quelli che ospitano il primo Dante Alighieri in fuga da Firenze. Quindi ho detto, la grande nobiltà si è venuta a prendere Goriano Valli. Ma perché si è presa? Perché Goriano valeva molto. Come vedete, in questo territorio che oggi è turistico, ma la valenza vera è il seminativo estensivo ai fuochi accesi, ovvero la manodopera che può prestare, diciamo, il servizio, perché poi la corona doveva incassare questi soldi. Francesco D'Amore, presidente del Parco regionale Sirente-Velino, oggi a Goriano Valli la presentazione preinaugurale del progetto Museo Diffuso, il MUDI. Che cosa rappresenta per l'intera area parco un museo di questo tipo? Sicuramente un valore aggiunto che noi abbiamo subito appoggiato quando Fausto è venuto a proporcelo, perché riteniamo, sia come presidente del parco ma anche come sindaco, anche noi mettiamo in campo tutte e supportiamo tutte le iniziative di questo tipo, perché sono sicuramente aggregative e di valorizzazione di un patrimonio che noi stiamo rimettendo in piedi. Dopo la ricostruzione stanno nascendo borghi perfettamente ristrutturati in stile architettonico storico, ma con il problema dello spopolamento bisogna comunque dare dignità a questi luoghi, e questa è sicuramente un'iniziativa che va in quella direzione. Questa del MUDI non è soltanto un'operazione di restituzione di valore del territorio, è anche un'occasione per presentarsi all'esterno, soprattutto da un punto di vista turistico ed imprenditoriale, vero? Sì, ma c'è anche una valorizzazione della nostra storia, delle nostre tradizioni che spesso vanno perse, soprattutto in posti come questo dove il terremoto ha distrutto tanti ricordi, no? Sotto le macerie, sono iniziative importantissime per quanto mi riguarda.